primo appuntamento fieristico per il 2024 qui a Verona con Fiera Agricola e Omi Trattore ovviamente è presente per raccontarvi tutte le novità in ambito di agromeccanica per il pieno campo, l'agricoltura specializzata e anche gli allevamenti. Ma qui a Fiera Agricola 2024 non solo novità, ci sono anche trattoristi e in generale agricoltori in protesta che hanno deciso di manifestare qui all'ingresso della fiera. Noi però ci dobbiamo dedicare alle novità che vedremo all'interno dell'appuntamento fieristico veronese, quindi scopriamo insieme Fiera Agricola 2024. Nello stand in verde di Fendt compare un esemplare Total Black, è la generazione 7 del Fendt 700, disponibile con potenza da 203 a 283 cavalli. Il Fendt 700 monta la nuova generazione di motori AGCO Power da 7,5 litri a 6 cilindri con il concetto di potenza aggiuntiva Dynamic Performance. E ancora la nuova trasmissione Vario Drive con trazione a piena aderenza variabile fino a 60 km orari. E tra le tante caratteristiche la nuova cabina Visio Plus con filtro di protezione CAT 4 in conformità alle normative per la protezione da polveri e agrofarmaci. Non è una novità, ma resta uno dei trattori di riferimento per il settore specializzato dei frutteto vigneto, è il 211 Vario, qui nella variante V, disponibile con motore da 3,3 litri e 3 cilindri. Sempre degna di nota è la cabina, 4 montanti, più spaziosa rispetto alla generazione precedente e dotata di console laterale con joystick multifunzione. E all'esterno dello stand Fendt la Ideal 7, la mietitrebbia che per la versione 2023 è più facile da utilizzare grazie al sistema automatico di gestione delle capezzagne con tante modifiche soprattutto sulla parte del tubo di scarico e miglioramenti sulla cabina. Le Ideal 7 hanno motore AGCO Power da 9800 litri con potenze a 451 cavalli. Le lunghezze delle piattaforme vanno da 7,7 metri a 10,7 metri e un diametro del rotore da 600 mm. Capacità del serbatoio della granella è di 12.500 litri. Sicuramente interessante sempre nell'area esterna di Fendt la nuova Katana, o meglio l'ultima versione della Katana, l'850, con motore Liber da 18 litri, capace di 847 cavalli. La trincia si caratterizza da tante possibilità di regolazione della macchina che permettono di lavorare in maniera molto molto precisa. Il flusso di prodotto è stato migliorato su tutto il suo percorso, dall'alimentazione al tubo di lancio, grazie al sistema Crop Flow 2.0 di Fendt. Prima volta in Italia dopo il lancio di Agritechnica, la scena è tutta sua. Ci riferiamo alla serie S, la nuova serie S di Valtra che vedete qui alle mie spalle, ovvero il trattore di punta del marchio finlandese per le altissime potenze, soprannominato The Boss. Nuovo design, un accesso migliorato, nuova cabina e un maggior numero di luci, tutte a LED, oltre a una grande versatilità per tutte le attività. Queste sono solo alcune delle novità della nuova serie S di sesta generazione. La nuova serie S porta con sé molti aggiornamenti, tra cui numerose opzioni per le sospensioni della sala anteriore e della cabina, e ora i trattori della nuova serie S possono essere anche dotati dell'opzione di cabina Skyview di Valtra, oltre a tante personalizzazioni del studio Unlimited, sempre del costruttore finlandese.
Stan Kubota con gli specializzati M5B2 Narrow, disponibili in 5 modelli con tarature che vanno dai 74 ai 115 cavalli. Sono trattori specializzati disponibili sia in versione piattaforma sia in versione cabina, opzionabile anche con il sistema di filtraggio di categoria 4. Interessante anche l'assale che può essere sospeso. Per quanto riguarda i trattori compatti, è stata ampliata verso il basso la serie K1 con il modello da 22 cavalli che si aggiunge al già presente modello da 26. Inoltre nel 2024 verrà lanciato in Europa il nuovo EK1 HST. Ovviamente Kubota non può non parlare di sostenibilità con la serie LXE, un trattore compatto totalmente elettrico che dispone di una potenza massima di 26 cavalli erogati da una batteria con capacità di 23 kW. Il trattore ha un'autonomia di 4 ore e la ricarica rapida consente di portare la batteria da 0 all'80% di ricarica in meno di un'ora. Uno stand totalmente giallo e blu qui a Verona, ma non è quello ufficiale di New Holland, ma di uno dei suoi dealer più prestigiosi, ovvero Agrimeclami, che qui a Fiera Agricola porta le principali macchine da raccolta. Fare puntati soprattutto sulla raccolta, in particolare sulla trinciatura, qui rappresentata dalla trincia FR780 della gamma Forage Cruiser, che monta il motore 6 cilindri da 16 litri FPT Industrial e 775 cavalli di potenza massima. Le testate disponibili permettono di raccogliere qualsiasi tipo di prodotto, dall'erba al mais fino ai cereali integrali, e sono tante le funzioni disponibili, come l'Active Lock, che adatta automaticamente la lunghezza di taglio in base all'effettivo tenore di umidità, o il rompigranella Heavy Duty Dura Cracker. Completamente riprogettata la cabina con il bracciolo con tutti i comandi concentrati e a portata di mano, e il monitor IntelliView che permette all'operatore di controllare facilmente tutti i parametri operativi, inclusa la funzione IntelliFill che riempie automaticamente i rimorchi. Sempre di raccolta parliamo, ma in questo caso legata alla viticoltura. Qui a Verona Agrimeclami porta la Braud 90-90L, la vendemmiatrice semovente, che all'occorrenza diventa porta attrezzi multifunzionale. Si tratta di una macchina scavallante da 182 cavalli, adatta a impianti con interfila da 1,60 m, caratterizzata da una luce libera da terra di 2,97 m, oltre a una fascia di scuotitura di 1,6 m. Tutte le Braud serie 9000 sono macchine modulari. Ogni volta che viene linkato un nuovo modulo operativo, la macchina lo riconosce e ne mostra le funzionalità sul monitor IntelliView. E qui allo stand di John Deere l'ultimo nato, la serie 8R410, con trasmissione e-auto power. Si tratta di una trasmissione elettrica IVT, è la prima al mondo, con distribuzione della potenza elettromeccanica, disponibile appunto anche su questo top di gamma. Si tratta appunto di un passo abbastanza importante di John Deere per quanto riguarda la elettrificazione, ed è stata sviluppata in collaborazione con Josken. La defogliatrice pneumatica per Meleti abbiamo già imparato a conoscerla con la nostra Giulia Tonello in uno dei suoi video, ma qua a Fiera Agricola Olmi presenta tutta una gamma completa di attrezzature per frutteto e vigneto. Sempre in ambito di attrezzature a funzionamento pneumatico, la defogliatrice per vigneti 430R produce, grazie a due compressori, un'aria che viene convogliata a questi due rotori. L'aria colpisce la foglia nella zona circostante il grappolo in tutta la loro profondità, e si ottiene in tal modo
una defogliatura selettiva per quanto riguarda la zona fruttifera. Interessante anche la nuova diserbatrice meccanica con dispositivo Happy Plant, che esegue un lavoro di qualità senza alcun rischio per la pianta, effettuando un doppio lavoro. Elimina i polloni sul ceppo della vite, così come l'erba circostante la pianta, ed è particolarmente indicata nelle lavorazioni collinari o in impianti con ceppi abbastanza bassi. E chiudiamo con un grande classico, la trivella meccanica con spostamenti idraulici e braccio telescopico agganciata con attrezzo a tre punti e trasmissione ad albero cardanico. Ha una testata porta punta snodata nei due sensi, con frizione che permette la piombatura della punta in qualsiasi pendenza, restando fissa prima dell'inizio del foro. E allo stand di Volentieri Pellenc, il robot denominato RC3075, cingolato, sviluppato dalla startup Blackshire, che è abbinato alle attrezzature del costruttore francese. La peculiarità di questa unità automatizzata e robotica è quella di avere un motore endotermico Kubota da 75 cavalli, a cui è abbinato però un generatore elettrico che muove sia la trazione sia le equipaggiature e gli attrezzi adesso collegati. E qui a Verona non poteva mancare Nobili, che a Fiera Agricola presenta due novità di assoluto rilievo. Si tratta del turbo atomizzatore trainato per vigneti Geo M, proposto anche in versione aspirata anteriormente, ovvero l'Antis M, oltre al modulo IoT dedicato sempre agli erroratori per la raccolta e la gestione delle informazioni. La Geo M è una gamma di turboatomizzatori trainati professionali a grande volume d'aria. La nuova cisterna è disponibile nella capacità fino a 3000 litri e ha tre sezioni indipendenti integrate in un unico corpo. Il modello monta pompe in cataforesi, alluminio anodizzato o in ottone ad alta pressione, comportate da 120 a 170 litri al minuto. In versione anti-SEM la gamma diventa ad aspirazione anteriore. Si contraddistingue da gruppi ventola da 820 a 920 mm di diametro. E parlando invece di connettività, questo è il sistema IoT in grado di raccogliere informazioni da parte dell'attrezzo in tempo reale, connettendolo a un server che può così monitorare e controllare da remoto tutta la funzionalità della macchina. Con Nobili IoT è possibile eseguire il download di programmi e mappe, oltre che di tutti i parametri di lavoro. Di Fiera Agricola è anche allevamento, alle mie spalle Supertino con il carro trincia miscelatore semovente verticale full electric. Parliamo di Electra 2 con propulsore elettrico da 200 cavalli, 245 per la versione maxi. Una macchina che installa garantisce 2 ore di autonomia. Per l'esattezza viene garantita l'autonomia sufficiente per 2 cicli di miscelazione, mantenendo una rimanenza del 35% per la ricarica. I benefici sono evidenti, c'è una riduzione drastica del livello di rumorosità, una minima manutenzione necessaria, ovviamente consumi ridotti, così come le emissioni di CO2 ed altre sostanze inquinanti che andrebbero a intaccare l'utilizzo in stalla. Ci troviamo di fronte allo spray kit di Bayer, la nuova soluzione del 2024 per tracciare i prodotti fitosanitari e le concimazioni sugli appezzamenti. Abbiamo la possibilità di sapere in tempo reale come sta lavorando il nostro attrezzo
e possiamo vedere appunto ogni sezione se la distribuzione è corretta oppure cercare di ottimizzarla per ridurre chiaramente gli sprechi e le sovrapposizioni.